Tornando alla notizia dello strano avvistamento di questa sera nei cieli di Los Angeles, la situazione appare alquanto preoccupante. Il presidente stesso è stato obbligato ad abbandonare all'improvviso una conferenza stampa a cui presenziava. La gente è terrorizzata e vuole essere rassicurata. Non sappiamo perché il presidente si sia allontanato, ma la popolazione esige delle spiegazioni ed è compito del governo fornirle in maniera esaustiva. Ehi, come va? Bene. È meglio vedere se serve altra birra. Oh mio Dio, John! Dottor Scott! Non ci credo! Amico, bentornato a casa! Oh, aspetta! La nocciolina! Allora, come ci si sente ad aver finito gli studi? È favoloso! Mi ero rotto le palle, quella merda era orribile! Ora avrò sicuramente di meglio da fare! Ehi, a proposito, chi abbiamo qui? Oh mio Dio, certo! Ti presento Samantha. Samantha, lui è John. Lei abita vicino a casa tua? Sì, conosco Samantha. Credimi, non soltanto adesso Scott è un medico, aspetta, veterinario, ma è anche uno dei ragazzi migliori che io conosca. E ti avviso che troverà il modo di mandare a puttane questa conversazione. No, non dargli retta, perché vuole solo essere gentile, non sono così bravo. Faccio cose sporche. No, un momento, non mi riferivo al sesso. Cioè, beh, quello ti piace? Cioè, tanto per sapere, che ti dicevo? Ehi, John, porta qui le chiappe, è l'ora degli sciottini! Scusate, ma sono richiesto in cucina. Finiremo questa conversazione più tardi. Non te ne andare, ok? Tienimi questa nocciolina! Ma sì, Adam, è sempre ci la siamo, ragazzi! Storia. Allora, prendete un bicchiere, prendete... Così. Ehi, state zitti! Prendete un bicchiere, anche tu, Astrid. Ok, non sono bravo a fare discorsi, quindi cercherò di essere breve, d'accordo? In questi ultimi anni, voi tutti siete stati per me come una famiglia, ok? E io vi amo da morire, tutti, specialmente te, Nate. Lo so. Quando siamo arrivati qui un anno fa non avrei mai immaginato che oggi sarei stato l'unico ancora disoccupato. Non mi sorprende. Perciò, detto questo, ora vorrei proporvi un piccolo accordo, va bene? Il primo di voi, ripeto, il primo di voi che mi trova un lavoro potrà fare sesso con la mia bambola gonfiata. Oh, ok, adesso basta, ti prego. Sta scherzando, andiamo, finiscila qui, tardi. Ci stiamo coraggio, divertendo un basta. Po' insieme. Già. Allora, in altri bicchieri e brindiamo agli amici, al castigo, alla famiglia, ai cartoni animati, ai fratelli e al miglior primo anno che si possa immaginare qui in città. E voi lo sapete, salute! Salute! Alla vostra! Oh, secondo giro! No. Chi fa basta. Il secondo? Andiamo avanti no, tutta basta. La notte! John. Ciao! Da non credersi. Non avete rotto solo un paio di settimane fa? Vuoi che lo prenda a calci nel culo? No, sto bene, ragazzi. Questa è una festa, non è vero? Giusto! Perciò festeggiamo. Ricevuto, fratello. Sì. Salute! 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 Niente! Ti troverai bene. Sono simpatici. Sono tutti i miei amici. Ci diamo dentro, ragazzi. Ok, torno subito. Tori. Ciao. John, ciao. Come stai? Bene. Le cose vanno molto bene. E tu che mi dici? Tutto bene, sì. Sono stata molto impegnata a studiare. Cose del genere. Allora... Chi è il tuo amico qui? Oddio, chiedo scusa, lui è Jacob. Jacob, piacere di conoscerti. John. Tori mi ha parlato molto di te. Voglio che tu sappia che lei è in buone mani. Sul serio, questo mi fa molto piacere, mi tranquillizza. Io non volevo metterti in imbarazzo. No, va tutto bene, ok? Siamo tutti adulti, tranquilli. Allora... Jacob, ti va qualcosa da bere? Gentile da parte tua. Mi andrebbe un Long Island Iced Tea, se fosse possibile. D'accordo, allora te lo vado a prendere subito. Long Island Iced Tea? Ora capisco perché l'hai lasciato. Che idiota. Allora, qual è il verdetto? Beh, è come pensavo, è il tipo da confraternita. Ha proprio l'aria da coglione, mi viene voglia di ficcargli la testa nel cesso! Stai bene? Sì, sto bene. Lo so che è difficile, ma siamo in una grande città ed è pieno di belle ragazze. Te ne serve una, solo una? Sì, ha ragione. Ha
E tu come lo sai, Adam? Con quante sei stato da quando siamo qui? Sta zitto. No, tu sta zitto! No, sta zitto tu. Vogliamo fare le persone mature? Per favore. Mature? Sul serio? Sì. Buonasera, eccoci in studio con le Breaking News. Cominciamo da quella principale. Ragazzi, muovetevi, venite a vedere. Numerosi fotografi della zona, attratti da una luce intensa, non lo so, all'orizzonte nella giornata di oggi. Sì, ho acceso proprio se ora. Se vi siete appena sintonizzati, vi starete chiedendo cosa sia la misteriosa luce accecante che si vede nel cielo. Beh, non siete gli unici. La NASA, insieme al programma spaziale russo, ha riferito che sembra trattarsi di uno sciame di meteoriti proveniente dallo spazio. Continueranno a studiare l'evento, ma servirà del tempo per fare chiarezza sulla situazione. Alcuni astronomi hanno rilevato che i meteoriti dovrebbero essere composti per lo più da ghiaccio, essendo la scia più luminosa di quella lasciata dalle rocce. Il programma spaziale ha riferito inoltre che non si sa con esattezza dove lo sciame sia diretto, ma che non rappresenta una minaccia e che sorpasserà la Terra nelle prime ore di domani. Ragazzi, io lo vedo! Davvero? Non ci credo! Oh mio Dio, dov'è? Eccolo lì. Dove? Immaginate che tragedia se ci venisse addosso. Wow, è spaventoso. Quanto hanno detto che è grande? Sarà un chilometro e mezzo. Sì, è come ti dico io. Credimi, Tori. È esattamente quello. Io non mi sbaglio, non mi sbaglio. Pronti per uno shot? No, andiamo, no, dai, ehi, basta. Ehi, ti prego. Abbiamo appena scampato l'apocalisse. Se questo non merita un brindisi, non so che cosa lo meriti. E poi ho già riempito i bicchieri, perciò bevete. Coraggio. Va bene, tutti pronti? John, andiamo, tu ci stai? Prendi un bicchiere. Scusa. Un brindisi al domani. Perché dopo ogni notte non sai mai come sarà il domani. Dico bene? Prendiamo a questo. Salute. Salute. C'è qualcuno?
Adam! Che è successo? Non lo so, non so un accidente di niente. Dove sono gli altri? Perché non me lo dici tu? Ascolta, va a chiudere il gas in casa e io vado da David per assicurarmi che stiano bene. Ok, vado. Non lo so, tu resta dentro. David! Siamo qui! State bene? Sì, tutto ok. Amy, resta dentro finché non sapremo cosa fare. Che cavolo sta succedendo? Ehi! Sì, certo. Che vedete da lassù? Un sacco di fumo. Sembra che venga da downtown, forse da North Hollywood. Ehi, la vedi brutta? La vedo parecchio brutta. Ma che succede, per la miseria? Mia sorella ha detto che qualcosa ha colpito il suo campus. Tipo cosa? Non lo sa, non si capisce. Amy! Amy, resta dentro! Hai visto mio fratello? Amy! Hai visto mio fratello? L'ho visto ieri notte, non so che fine ha fatto. Ok, ci aggiorniamo più tardi. Buona fortuna, fa attenzione! Amy, resta dentro! Dicono. Sta zitto, alza il volume, Adam. Zona di Los Angeles, che va da downtown fino a Santa Monica. Polizia e pompieri stanno lavorando fianco a fianco, ma pare che siano centinaia di migliaia i cittadini feriti o morti in seguito a questa incredibile catastrofe. Alcune fonti indicano come causa del disastro i frammenti dei meteoriti di ghiaccio che si pensava avrebbero superato la Terra. Dov'è mio fratello? Credevo che fosse con te. Dov'è mio fratello? Dov'è Turner? Non lo so, ha detto che sarebbe andato a casa di un suo amico, Ricky. Mickey! Maledizione! Dove stai andando adesso? Le autorità consigliano ai cittadini di restare all'interno delle loro case finché non verrà stabilito cosa fare. Turner, grazie a Dio, stai bene? Sì, sto bene. Hai visto che succede là sì, fuori? Sì, ascoltami. Non ti muovere, resta dove sei. Ora vengo a prenderti. Perché? Siamo per l'ultimo. No, aspettami da Mickey, sto arrivando, va bene? Non si sente bene. Turner, mi senti? Tu, no, aspettami lì, sto venendo a prenderti, ok? Tu, pronto? Turner! Cazzo! Affermano che un meteorite di ghiaccio si sia frantumato proprio mentre passava sopra la Terra e che i frammenti, alcuni grossi come camion, si siano abbattuti sulla nostra città. Gli esperti ritengono che questo sia solo l'inizio e che altri meteoriti si abbatteranno su di noi nelle prossime ore. Raccomandiamo a tutti i cittadini di cercare immediatamente un riparo. Il governo consiglia di attenersi strettamente alle direttive. Aspetta, Mickey! Che c'è? Dov'è mio fratello? Ecco gli altri sul tetto per vedere che succede.
Vieni con me. Sembra impazzito! Dobbiamo andarcene! Mi prendi in giro! Abbiamo i posti in prima fila! Jimmy è anche andato a comprare le birre! Al notiziario hanno detto che ne arriveranno altre! Dobbiamo andarcene! Guarda, una ha quasi distrutto West Hollywood! Wow, è davvero uno sballo, fratello! Andiamo! Dobbiamo andare via subito! Ok, Mickey! Mettimi da parte una birra, d'accordo? Mettiti la cintura. Cosa? Perché? Fa come ti dico. D'accordo, papà. Sei felice adesso? John, è incredibile. Che stiamo facendo? Ora torniamo a casa e aspettiamo che le cose si calmino, ok? Non posso credere a quello che sta succedendo. È eccitante, non trovi? Prova a chiamare i ragazzi. Devono fare in fretta i bagagli. D'accordo, d'accordo. Ok. Di Los Angeles, pertanto a rimanere. Dannazione, non c'è segnale! Prova ancora! D'accordo! Attento! Possiamo assicurarvi che la polizia sta facendo il possibile, ma la situazione ormai è fuori controllo. L'unica cosa che possiamo consigliare è di rimanere a riparo il più a lungo possibile. Qui intorno è il caos, esplosioni, fumo, panico totale. Il cielo è sempre più scuro, la situazione è veramente tragica. Aspettate, aspettate. Mi hanno appena comunicato che... Se guardate il cielo... Guardate il cielo! È finita. Non si vede nulla. Fuori c'è solo fumo. Tieni la porta chiusa. Non facciamo entrare il fumo in casa. Sta succedendo veramente. Adam, stai bene? Sì. Credo che sia il fumo. La luce è andata via in tutto il quartiere. Riuscite a vedere se i lampioni sono accesi? Siamo in pieno giorno, Turner. Turner, dov'è la radio? Sotto il cassetto degli attrezzi. Sembra tutto assurdo, non ci posso credere. Secondo voi ci sono morti? Mi sembra di vedere gente in strada. Dovremmo andare a vedere se stanno bene. No, non ancora. Meglio aspettare che il fumo diminuisca. Eccolo, indietro. Per chilometri e chilometri, mentre Los Angeles giace tra le sue rovine, devastata da questa catastrofe. Ci si aspettano ormai decine, se non centinaia di migliaia di morti.
cifra destinata ad aumentare nelle prossime ore. Le autorità hanno diramato un comunicato nel quale invitano i cittadini a non lasciare la città e a stare lontani dalle altre persone. Consigliano altresì di chiudersi in casa e aspettare nuovi comunicati. L'agenzia governativa per i trasporti ha chiuso l'aeroporto internazionale di Los Angeles. Questo che significa allora? Che siamo bloccati qui? Cosa? No, 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 io non ho intenzione di restare qui. Perché hanno detto di stare lontani dalle altre persone? Sentite, non sappiamo che sta succedendo, ma loro ne sanno certamente più di noi, perciò dobbiamo fare come dicono. Ehi, John, ascolta. Non è un problema respirare un po' di fumo. La mia ragazza abita 8 isolati da qui. Devo andare a controllare che stia bene e portarla con me. Ha ragione. Nate dovrebbe andare. D'accordo. Allora vai, ma torna subito. D'accordo. Vado anch'io. No, no, tu resti qui. Cosa? Ora sei il mio capo, per caso? Sei mio fratello minore, sono responsabile per te. John, sarai anche il mio fratello maggiore, ma non significa niente perché decido io per me. Se tu usassi il cervello, non dovrei farti da babysitter. Ah, oh, allora è così? Sì, esatto. Andiamo, sì, ragazzi. Fatela finita, ora basta. Che state facendo? Smettetela. Magari litigherete più tardi, ma adesso datevi tutti e due una calmata. Ok, fatevi una bella camomilla. Vieni o no? Torniamo subito. Il numero 3 all'ultimo piano. Astrid! Astrid! No, resta qui. Astrid! Amore! Astrid! Nate! Siamo qui! Astrid! Oh mio Dio, cosa? Che le è successo? Non lo so, stava bene 10 minuti fa e poi all'improvviso è svenuta. Ok, tesoro, ora sta calma. Che mi sta succedendo, Nate? Astrid, calma, andrà tutto bene. D'accordo? Prova a respirare lentamente, concentrati, ok? Io non respiro! Maledizione, Nate, che cosa? Non lo so, non ne ho idea! Che cosa facciamo? Dobbiamo tornare a casa, ok? No, no, dobbiamo chiamare un'ambulanza! Credi che non l'ho fatto? I telefoni non funzionano, ho provato 20 volte! Portiamola da Scott, lui saprà cosa fare, può aiutarla. Scott è un veterinario! Questo lo so! Senti, abbiamo solo lui, ok? Turner! Va bene, tu va a prendere tutte le batterie e le torce che avete e anche del cibo. D'accordo. Resisti. Bene, resisti. Dai, alziamola. Ok, ora ti tiriamo su, va bene? Mi senti? Mi senti? Astrid, ora ti tiriamo su, va bene? Mi senti? Ti tiriamo su. Aiutami, attenzione. Adesso ti tiriamo su, cerca di stare tranquilla. Prendiamola, appoggi con noi. Va bene? Un attimo. Malgrado la situazione disperata, vi chiediamo di restare calmi e di non uscire di casa, e soprattutto
Mi sembra di vedere delle persone. Utilizzate, se necessario, solo torce elettriche, cercando di consumare poca batteria. Cos'è stato? Forse è tornata l'elettricità. Adam, controlla il quadro elettrico. Ed effettuate un backup di tutti i vostri file più importanti. Questo almeno fin quando la corrente elettrica non verrà di nuovo erogata. Tenete ben chiusi gli sportelli dei vostri frigoriferi e dei vostri congelatori. Sembra di sì. Sì, sembra di sì. È tornata la luce. C'è qualcosa che dovremmo fare, tipo cercare di chiamare la polizia? Abbiamo già provato, non c'è segnale. Dobbiamo capire che succede. Se vi siete sintonizzati solo ora, vi informiamo che centinaia di persone si stanno ammalando a causa delle tossine che sembra si siano diffuse nell'aria in seguito allo schianto del meteorite su Los Angeles avvenuto poco fa. Le notizie che abbiamo parlano di numerose persone malate. Il governo ha così deciso di mettere in quarantena la città finché non si capirà cosa sta succedendo. Abbiamo sentito che molta gente sembra stia impazzendo e in alcuni casi agisce in modo estremamente violento, sintomi che sembrano indicare... Stanno dicendo che qualcosa nel fumo rende le persone violente. Il governo ha deciso di mettere in quarantena la città già da un'ora. Rinnoviamo l'invito pertanto a non entrare in contatto con tutti quelli che mostrano tali sintomi, perché sono da considerarsi estremamente pericolosi, senza parlare di un possibile contagio. Resisti tesoro, resisti, ti faremo aiutare, ok? Quanto manca? Un paio di isolati. Piano, piano, piano. Non si hanno notizie. Scott, vieni subito qui. Oh mio Dio, che è successo? Non lo sappiamo. Vieni qui, aiutaci. Piano, piano, attenti. Scott, ha bisogno del tuo aiuto. Ma io non sono un medico. Lo so, ma fa qualcosa, dannazione, ti prego. Va bene, Gesù, Scott, qualcuno mi porti un asciugamano bagnato con acqua fredda, ok? Vado io. Mio Dio, sembra che il cuore le stia per scoppiare. Potete prendere dell'aspirina, portatemi l'aspirina. Prego, aiutatemi. Astrid, andrà tutto bene. John, prendi anche una torcia. Scott, che altro facciamo? Non lo so, maledizione! Prego, aiutatemi! Sta tranquilla, dammi l'aspirina, John! Eccola, eccola. Grazie. Poverino. Com'è cominciato? Ha iniziato a comportarsi in maniera strana e poi ha cominciato a sanguinare. Non lo so. Senti, sai se ha preso qualche tipo di farmaco, per caso? Non lo so. Sforzati, sì o no? No! Ok. Tieni, prendi. Ok, bene. Ecco, tesoro. Manda giù un paio di queste. Ce la fai a mandarle giù? Ce la fai a ingoiarle? È proprio come hanno detto in TV. Come? Di che cosa stai parlando? Qualcosa nel fumo fa ammalare la gente. Astrid non è l'unica, succede in tutta la città. Qual è la causa? Ancora non lo sanno. Deve essere una specie di ameba o una spora. Insomma, qualcosa che si inala tramite il fumo. Ehi, un momento, allora come mai non stiamo male tutti, eh? Abbiamo respirato tutti un po' di quella roba, giusto? Ecco, immagino che si tratti di un virus delle vie respiratorie. Qualcuno può avere reazioni immediate e altri non mostrare sintomi. Ma che sta succedendo? Ha le convulsioni, tienila ferma. Aspetta! Aspetta, cosa? Tienile le braccia. Oddio. Coraggio, resisti, piccola. Amore, fa qualcosa, maledizione. Cerca di fare qualcosa. Sta bene? Fa qualcosa. È morta. Tesoro, amore, no, no! Devo bere qualcosa. Thank you.
Ok, ok, ci serve subito un piano. Piano? Che tipo di piano? Un piano per andarcene da qui. Hai visto cosa è successo? Hai sentito la TV? Hanno messo Los Angeles in quarantena. Dove andiamo? Non lo so. Ma se non vogliamo finire come Astrid, non abbiamo scelta. Scott, l'hai detto anche tu. Possiamo reagire tutti in maniera diversa. Ognuno di noi potrebbe manifestare dei sintomi. Allora, che vogliamo fare? Chi ha un piano? Ci dirigiamo verso la costa e proseguiamo verso nord. Non è una cattiva idea, sapete? I venti costieri potranno pulire un po' l'aria. La situazione lì sarà meno catastrofica. Ok, ok. E come ci arriviamo? Chi ha una macchina qui vicino? Il mio coinquilino. È nel nostro garage sulla 28esima. C'è da camminare, ma possiamo farcela. Va bene. Va bene, faremo così. Arriviamo in macchina fino alla costa e ce ne andiamo via da qui. Portiamo Astrid con noi. Nate, non dirai sul serio? Non posso lasciarla qui. Nate, guardala, è morta. Non mi importa, va bene. La portiamo ugualmente con noi. Oh, Gesù, Nate, John ha ragione. Usa un po' di logica. Lo so che è difficile da accettare, ma Astrid è morta, ok? E poi potrebbe anche essere contagiosa. Non possiamo rischiare, dobbiamo andarcene e lasciarla qui. No. Dai, beviti qualcosa e calmati. Non voglio bere un bel niente, ok? Sentite, o la portiamo con noi o io resto qui. Avete capito? Non ho intenzione di mollarla qui come un cane morto. Non farò una cosa del genere, non me lo chiedete. O la portiamo con noi o resto qui. Ehi, non possiamo portare un cadavere con noi, non abbiamo posto in macchina. È successo o non è successo? Scott, lei sta bene? È morta. Maledizione, è morta. Potremmo fare tutti questa fine. Ok, chi altro pensa che sia giunto il momento di andarcene? Nate. Ok. Fra poco il sole tramonterà. Perciò muoviamoci subito. Prendete solo il necessario e lasciamo questa casa in 5 minuti.
muoverti, Scott. Vivi qui o no? Dammi tregua. Non uso mai l'uscita posteriore, d'accordo? E in più sono un tantino nervoso. Non ho mai rubato una macchina in vita mia. Scott, smetti di parlare. Apri il cancello. Ecco fatto. Allora, qual è il piano, ragazzi? Che strada facciamo? Io dico di prendere la Lincoln fino alla Wilshire e poi andiamo su fino a Malibu. Prima dobbiamo fare una fermata. Ehi, ehi, aspetta. Aspetta un attimo. Non pensare di fermarti. Vuoi passare da Tori? Devo assicurarmi che stia bene. Non sai nemmeno dove si trova adesso. Potrebbe essere su una macchina diretta fuori città. O peggio, potrebbe essere infetta. Mi sembra rischioso. Non mi importa di quello che pensate. È sulla strada. E se non cambiate idea, ci andrò da solo. È di strada? Sì. Ma se non c'è, partiremo senza di lei, ok? Sì. Bene. Andiamo. Ragazzi, ragazzi, la macchina è quella vicino agli ascensori. Vado su a prendere le chiavi, torno subito. Cerca di fare in fretta. Vediamo se c'è qualcosa di utile nelle altre macchine. Sì, è una buona idea. Dividiamoci, ma nessuno abbandoni questo piano. Ci vediamo qui fra 5 minuti. D'accordo. Adam, sbrigati! Grazie a Dio. Ehi, Reggie? Reggie, ci sei? C'è nessuno? Hai messo le chiavi? Grazie. Reggie? Che cos'è? Non lo so, sembra una radio. Perché non cerchi un altro canale? Reggie, sei qui? Ci sei? Oh, grazie a Dio, amico. Reggie, noi ce ne andiamo via, dai, vieni con noi. Reggie, su, avanti, andiamo!
Reggie. Oh mio Dio. Ripensandoci, è meglio se tu resti qui. Che c'è? C'è qualcuno? Ehi, sento qualcosa. Che cos'è? Non lo so, il segnale è debole. Ma che cos'è? Devi dire qualcosa, magari. Pronto? Pronto? Qualcuno riesce a sentirmi? Tutto a posto. Ehi, ehi, cosa è successo? State bene, ragazzi? Sì, stiamo bene. Avete trovato qualcosa di utile? Solo una radio. Però da qui non riusciamo a comunicare. Sono passati 10 minuti. Dov'è finito, Scott? Credo che ci serva un nuovo piano. A fermarli, che facciamo? Corri! Ah!
Cerca di essere più specifico! Continuate a correre dritti! Scott, da che parte? Aspetta! Scott, da che parte? A sinistra, girate a sinistra! Nate, muoviti! Voi andate! Nate! Ti ho detto di andare! Facciamo, eh? Qualcuno ha qualche altra idea brillante? Scott, calmati. No, non mi voglio calmare, John. Perché non riusciremo mai ad andarcene da qui vivi. Che facciamo adesso? Che cosa facciamo? Ok, nuovo piano. La mia macchina è a circa un chilometro da qui. Considerate le circostanze, non abbiamo altra scelta. Allora io vado a cercare Tori. Mio Dio, John, non starai parlando sul serio, davvero? Casa sua è a un paio di isolati. Se vado ora, non dovremo fermarci dopo. Ok, ma non fare cazzate. Se non c'è, te ne vai senza di lei. D'accordo? Sì. E se invece non ce la fai? Eh? Come faremo a saperlo? Se non saremo alla macchina fra 40 minuti, andate via. Turner, mi hai capito? Sì. D'accordo. Allora il piano è questo. Io vengo con te. Sei sicuro? Sì. Va bene. 40 minuti. Ci vediamo lì. Fa attenzione, John, ok? Anche tu. Ma state scherzando?
ti prende? Perché cavolo mi hai colpito? Scusa, non sapevo che fossi tu. John, stai bene? Sì, sto bene. Sei sicuro? Sto bene, sto bene. Oddio mio, stai sanguinando, lo sai? Tirati su. Tori, va tutto bene? Sì, è tutto ok, è solo John. Ciao, sono il ragazzo di Tori, Jacob. Oh, il piacere è tutto mio. Ti brucerà un po'. Non hai idea di quanto sia felice di vederti. Sul serio? Non l'avrei mai detto. Ma voi che ci fate qui? Siamo venuti a prenderti. A prendere me? Ok, ma perché? Non lo sai? Che devo sapere? Qualcosa nel fumo fa cambiare le persone, le fa ammalare. Quindi dobbiamo andarcene, io non potevo... Non potevi? Andare via senza sapere che stessi bene. Tutto ok? Tutto a posto. Sentite, apprezzo molto il vostro interesse, ma noi qui stiamo benissimo. Tu non capisci, Tori. Se restate qui, morirete, tutti e due. Fidati. Allora qual è il piano? Raggiungiamo l'auto di Turner, ci dirigiamo sulla costa e abbandoniamo questo casino. Tutto qui? Questo è il piano? Sì, il piano è questo e voi venite con noi, perciò tu e Jason prendete quello che vi serve e andiamo. Si chiama Jacob. Cosa? Lascia stare. Adam. Bene, tutti pronti? Sì. Jacob? Sì, credo di sì. Il messaggio che state per ascoltare ci è stato inviato dall'esercito degli Stati Uniti nel tentativo di mettere al corrente i sopravvissuti riguardo alle operazioni in corso. In seguito all'enormità del disastro, non siamo in grado di mantenere il controllo. L'esercito ha l'ordine di dare il via alle 5 in punto del mattino all'utilizzo di armi chimiche sulla città di Los Angeles. Se siete in grado di abbandonare le vostre abitazioni, avete tempo fino alle 5 per farlo. Aspettate un attimo. Armi chimiche? Ma di che diavolo stanno parlando? Ma che sta succedendo? È peggio di quello che pensavamo. Quanto tempo ci resta? Meno di 5 ore. Oh, Gesù. Che cosa facciamo? Ci atteniamo al piano e andiamo da Turner. Prendete le vostre cose e andiamo. Io non vengo. Cosa? Io resto. Tori, io vorrei restare qui nel tuo appartamento, se per te va bene. No, questo non fa parte del piano, andiamo via tutti. John, io sto male. Preferisco restare da solo che essere un peso per i miei amici. Magari è meglio che resti. Sta zitto, nessuno ha chiesto la tua opinione. Lasceremo questo appartamento. Tutti quanti. Quindi te incluso. È chiaro? Bene, allora andiamo. Che diavolo è stato?
Muoviti! Andate voi! Aaron, ti ho detto di muoverti! Ti prego, fammelo fare! Vattene! Corri! Siamo al quarto piano. Le scale sono da quella parte. Dobbiamo andare. Perché ci hai messo tanto? Dai, sali in macchina. Aspetta, aspetta. Dov'è Adam? Non ce l'ha fatta. Ok ragazzi, ora è meglio muoverci. Non rimane molto tempo. Di che sta parlando? Alla radio hanno detto che bombarderanno la città fra poche ore. Non starai dicendo sul serio? Io odio questa città. Ok, mettetevi tutti le cinture. Non voglio fermarmi per nulla al mondo. Dato a questa città, i tagliandi dei parcheggi che ho pagato. Avevo anche intenzione di mettermi in pari con le tasse. E loro mi ricambiano il favore lanciandoci addosso delle bombe in un momento di crisi? Che cavolo di città è questa? Chi è questo qui dietro? Io mi chiamo Jacob. Senti, Jacob, chiuderesti la bocca mentre cerco di portare il tuo culo in salvo? Non riesco a pensare con tutto quel fiato inutile che ti esce dalla bocca. Si dà il caso che mio padre sia un membro del congresso molto influente e un giorno io ho intenzione di diventare un senatore. Perciò starei attento al tono che usi per parlarmi. Al tono che uso per parlarti? Lascia stare, Turner. No! Chi diavolo parla in questo modo? Vuoi sapere chi parla in questo modo? Tua madre, quando me la sono fatta l'altra notte. La smettete tutti e due, basta! Senti, non so chi credi di essere, ma per quanto ne so, un mio caro amico è morto per salvare la tua inutile vita. Quindi ora perdonami se gentilmente ti chiedo di chiudere quella fottuta bocca prima che ti cacci a calci in culo dall'auto! Ti va bene questo tono, brutto stronzo? Turner, pensa a guidare! Come ha fatto a preferirlo a mio fratello? Questo mondo non finisce mai di stupirmi. Oh, oh, oh. E questa chi è? Ehi, levati da lì! Ma sei sorda? Vattene, muoviti! Qui c'è qualcosa che non va, a me non piace per niente. Che dovrei fare, investirla? No. Parcheggiate la macchina e scendete tutti.
Cercate di rimanere calmi, ok? Non ve lo chiederò di nuovo! Facciamo come dice, va bene? No. Cosa? Non abbandonerò la macchina. Maledizione, quell'uomo ha una pistola. Andiamo, fa come dice. Credi che non l'abbia vista? Non fare lo stronzo, ok? Vuole solo la macchina. Non gli darò questa maledetta macchina. Vedrai che ne troveremo un'altra. Fa come dice. Tenetevi forte, ragazzi. Ti prego. Ti prego, non farlo, Turner. Oh mio Dio, Scott! 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 Che succede? L'ha colpito! Cosa? Scott! 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 Dio. Mi dispiace tanto! Scott! Oh mio Dio! Dimmi che dobbiamo fare! Che facciamo? Che dobbiamo fare? Scott! Accidenti! Fa qualcosa! Forza! Avanti, ragazzi! Non abbiamo tempo! Dobbiamo andarcene! Scott, mi dispiace tanto! Ti prego, perdonami, è tutta colpa mia. Ti prego, perdonami. Tori, sali in macchina, sbrigati, dobbiamo andare. John, fa qualcosa, ti prego. Sta calmo, resisti, devi... Scott! Devi... Scott! Hey! Scott! 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 È morto, non possiamo più... Scott! Non possiamo fare più niente. Forza, dobbiamo andare. Vieni, dobbiamo andare! Scott! Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Che stai facendo? Che ha? Sta bene? Dacci solo un secondo. Ascolta. Dobbiamo andare. Mi hai sentito? È colpa mia. Scott è morto. Ed è colpa mia. Non è colpa tua. Niente di tutto questo è colpa tua. Hai fatto la cosa giusta lì sotto. Anche se eravamo troppo spaventati per ammetterlo. Io volevo soltanto metterci in salvo. Lo so. Lo so. Ma vedi... Ormai è finita. Non c'è niente che tu possa fare per riportare Scott indietro. O gli altri nostri amici. Quello che è fatto. Ma noi dobbiamo muoverci.
altrimenti saremo i prossimi. Lo capisci? Siamo solo a pochi isolati dalla costa e non abbiamo più molto tempo. Perciò alzati. Andiamo. Quella non è la mia macchina. Gesù. Sembra che qualcuno l'ha beccato. Che gli è successo? Ha avuto quello che meritava, ecco che gli è successo. Sta zitto, finiscila. È morto. Andiamo. Aspetta, andiamo. Lontano, andiamo. Non ce la faccio. Guardami. Guardami. Tori, dobbiamo muoverci. Mi dispiace. Sta tranquilla. Mancano pochi isolati, mi devi credere. No. Mi dispiace di averti lasciato. Mia, John. Volevo solo che tu sapessi che mi dispiace. Lo so. Oddio, andiamo, svelti, andiamo! Tarla!
Voi andate! Non dire stronzate, andiamo! So quello che faccio, non ce la faremo se non le distraggo! No, ce la possiamo fare! Fa come ti dico! Prendo da solo le mie decisioni, non ricordi? Andate! Turner! Turner! John, Turner! Dobbiamo andare! No! Ehi! Sono qui! Venite a prendermi! Addio, fratello. La contaminazione è inarrestabile. Siamo nel pieno.